Matti Costruzioni, dal 1958 in mobili di pregio in Oltrepò Pavese e nella Riviera Ligure. Come le nuove ed eleganti palazzine con finiture prestigiose e personalizzabili. Le ville singole e bifamiliari con impianto termico all'avanguardia. La prestigiosa Villa Manila, a pochi metri dal mare di Varazze. Costruzioni in zone centrali e residenziali di pregio, ampio capitolato, massima efficienza energetica ed assistenza del cliente a 360 gradi. Contattaci, ti aspettiamo a Voghera, in via Meucci 5. Ma non si crede. Una sala conferenze completamente sold out per la prima data del Bulle Puppe Summer Tour, che si è svolta mercoledì 28 giugno presso il ristorante Al Volo di Salice Terme. Uno spettacolo che ha portato sul palcoscenico gli artisti protagonisti della prima serie dell'Art Contest di Jab TV. Musica, teatro, danza e poesia sono stati gli ingredienti della serata a scopo benefico, che ha permesso di raccogliere fondi che verranno destinati al Policlinico San Matteo di Pavia per il rifacimento del Day Hospital Oncoematologico Pediatrico e a sostegno degli Amici del Quarto Piano, un gruppo di volontari che dal 2013 organizza iniziative ludico-educative per i bambini e i ragazzi ricoverati presso il reparto di oncoematologia pediatrica. Facciamo un applauso ad Alessandro Baldi, che è venuto a trovarci questa sera proprio per raccontarci un attimino di questo progetto. Noi siamo un gruppo di volontari, appunto Amici del Quarto Piano, adesso siamo 14 persone. Molto semplicemente noi organizziamo laboratori didattici. Vieni qua. Guarda chi c'è, è venuto. Lui è Nick, uno dei nostri bimbi. Facciamogli un applauso. Quindi organizziamo laboratori sia direttamente sia invitando persone esterne che sono spesso professionisti che vengono gratuitamente. Voi avete a che fare ovviamente con pazienti giovanissimi con malattie anche dai particolarmente gravi, 18 anni, sì. Esatto. E so che avete come obiettivo quello di istituire un corso di teatro, ed è proprio il motivo per cui questa sera, uno dei due motivi per cui questa sera noi raccogliamo fondi, perché è proprio grazie anche a voi che probabilmente riusciremo a raggiungere questo obiettivo. Raccontaci un po' questa idea. No, allora, diciamo, il problema più grosso, se così si può dire, è quello per i pazienti lungodegenti, quindi che passano parecchi mesi senza tornare a casa in ospedale. E quindi l'idea era di costruire un pochettino un corso per dare continuità appunto all'attività, che non è molto difficile dare continuità perché cioè, molti bambini entrano, escono, quindi comunque per i lungodegenti dare appunto continuità. E un'idea era il corso di teatro, che ci sembrava un'idea carina, divertente. E l'obiettivo di tutti è un pochettino quello di, diciamo, trasformare l'ospedale in qualcosa, stai bravo un attimino, di trasformare l'ospedale in qualcosina di diverso, cioè qualcosina dove i pazienti possono trascorrere il loro tempo nel modo più sereno possibile, mantenendo il contatto con il mondo esterno. E quindi un'iniziativa come questa, lo dico non perché sono qui, ma è importantissima perché si inquadra in questo progetto più grosso, che è quello appunto di mantenere appunto il contatto col mondo esterno e far dimenticare per qualche ora di essere in un ospedale. Ti sta piacendo? Sì o no? Ti sta piacendo? Sì o no? Dillo. Sì, oh, bene, bene, bene. Mi sta piacendo e sono contento. Allora, se volete seguire le attività degli Amici del Quarto Piano, cercate la pagina Amici del Quarto Piano. No, non può salire sul palco, deve... No, non può salire sul palco. No, no, vuole anche prendere un microfono? Ma, cosa... No, ma scusi, lei, vabbè, dalla divisa, ma lei chi è? Cioè... Giuditta è sul palco e si sta esibendo, ma dietro le quinte cosa starà succedendo? Andiamo a dare un'occhiata. Marco dietro le quinte preoccupatissimo.
Mariah stasera dal meglio di lei. Vi amiamo quando mettete il lavastoviglie coltelli di punta, che quando noi la svuotiamo ci scarnifichiamo. E quando invece di sostituire il rotolo finito della carta igienica usate il tubetto di cartone grigio come cannocchiale, terra evacuare, marinai. Anche perché finirei in galera. Tu che proteggi uomini, animali e baracconi, tu che rendi leoni docili come gli uomini e gli uomini coraggiosi come, vabbè, i leoni. Guardaci dalle unghie delle nostre donne che da quelle delle tigre ci guardiamo noi, e dacci ancora la forza di sopportare serenamente le risate della gente. Più sono triste e più loro si divertono. Ma non importa, io li perdono. Un po' perché essi non sanno, un po' per amor tuo e un po' perché hanno pagato il biglietto. Che ho vissuto tanti momenti in cui niente sarebbe riuscito a farmi stare bene. Niente, eccetto la musica, eccetto la poesia, eccetto il cielo. Niente che avesse una sembianza umana. Demoni, demoni e ancora demoni, con tutti i loro occhi su di me. Poi ho imparato che quei momenti andavano sfruttati a fondo. La noia quella sera troppo cercava, chiamava 200 pcb, invece lei era là. Relativo, senza macchia d'amore, ma adesso canterà dentro di te la gran solitudine. Forza, amati per questa sera, che domani torni in te. Ma non ti diverte perché vuoi qualcosa di più facile. Alessandro Piccarini e Mattia Bossi. Oh,
suoi colori. Che meraviglia. Buonasera Maraia. Prendi la valigia e la parrucca in testa, farai colpo solo al prossimo concorso. Se perderai tu non piangerti addosso. Che cosa canterò? Questa ancora non lo so. All'improvviso mi ricordo tutto mi agita. Guardarsi allo specchio, sbrigarsi a toccare, vestire, sfonare. Senza sapere quando il mio talento premieranno. Ci proverò fino in capo al mondo, all'ultimo secondo. Nel mio beauty ci metto un primer, un rimmel, due gloss, la lacrosse, trocchia, un po' confuso, ma che drag queen. Quando tu mi mira se mi assume il coraggio, mi metti talento il tuo ballando. Custodirò tra i pezzi più belli del mio mosaico di vita tutti i momenti di questa amicizia che hanno scandito e per sempre scandiranno al mio fianco, ma il mio cuore di amicizia, gioia, affetto e calore sincero sarà riempito, perché la nostra amicizia è come un faro che illumina la notte e indica la via al marinaio. Il Buglie Pupe Summer Tour proseguirà per tutta l'estate con lo stesso obiettivo benefico. Le prossime date sono mercoledì 12 luglio e mercoledì 9 agosto, sempre dalle 21.30, con nuovi artisti protagonisti e nuove esibizioni. La location è sempre la stessa, ristorante al volo in via Baracca 8 a Rivarazzano Terme, nei pressi dell'aeroporto. Non andate via, c'è l'esibizione finale con Leslie Luca, ma prima io voglio chiamare sul palcoscenico tutti i bulli e tutte le pupe, un applauso! Leslie Luca, non è di comanda, non si vuole di citra!